Simona. Simona. Infatti me lo dietro oggi. Prego. Grazie. Vado a cucinare. Ci sono grappoli. Lì non ci sono grappoli, l'altra volta la terra l'avevo fine con gli altri. Stasera è una serata particolare. Per noi è un primo inizio. Ecco, sì, è la prima volta che organizziamo, abbiamo organizzato altre cose, però così importanti, diciamo che è la prima volta. Soprattutto è la prima volta dopo questo periodo di estrema chiusura che ci ha trovato un po' tutti in grande difficoltà. Quindi volevamo vedere di far parlare tanti, tanti mondi, il mondo del vino, il mondo della musica, perché dopo questo aperitivo nella vigna passeremo a un'altra zona della proprietà dove c'è un giardino e dove ci sono due illustri concertisti che già varie volte vengono da noi in casa durante l'inverno a deliziarci con la loro musica, è un chitarrista e un violinista. Poi quest'anno abbiamo pensato di non soffermarsi solo alla musica e al vino, ma di cercare di coinvolgere il più possibile l'anima intera, e quindi ecco perché stasera abbiamo veramente la nostra anima, la nostra terra, cioè la nostra terra di Greve, la nostra terra di Santo Stefano, che grazie a questo maestro bravissimo, che ora ci illustrerà le sue opere, che voi avete già visto venendo fino qui in vigna, ci parlerà di come lui appunto cerca di trovare questa simbiosi, questo connubio fra la terra e la sua cultura, la sua anima, il suo spirito. Darei la parola a Giuse o a Marco. A Marco direttamente. Ah, Marco, diciamo che lui... Allora, poi dopo lo traduciamo in inglese, certo, per i signori. Allora, l'importanza di un disegno, di un dipinto, non sta né in chi lo fa, e neanche in realtà con che cosa è fatto. Questo disegno è venuto in mente perché io sono venuto a questa fattoria straordinaria, bellissima, siamo rimasti innamorati. No, ma ci siamo innamorati dal primo momento. Ho chiesto a loro, ho chiesto alla signora Elena, eccola qua. Ecco, appunto, no? Ho chiesto se questa località straordinaria avesse una storia. E ha detto tutta una storia, ho pensato veramente un po' vago perché è tutto un po' difficilino. Poi ho visto quell'ulivo che c'è lì e mi ha colpito, c'è un ulivo, poi lo vedrete, andate via, è straordinariamente bello, secolare, e ha questa forma umana. Allora mi ha detto, ah sì, questo qui è l'albero dell'avvistamento, il nostro padre ci metteva sopra
E noi stavamo lì, avvistavamo l'orizzonte. Ci ha messo pure un cadavere dentro. E quindi era i nuovi arrivi, chi arrivava doveva... L'avvistamento, questa idea dell'avvistamento è quello che è l'anima della vita. L'avvistamento, il tempo, che cos'è il tempo? È uno spazio in cui noi camminiamo e ognuno di noi ha delle esperienze, emozioni, ogni cosa è possibile immaginare. Quindi questa storia mi ha colpito subito, ho detto non voglio vedere più niente, lei mi diceva vieni qua, vieni là, no. Perché avevo già in mente cosa volevo fare, ho visto l'albero e lei mi ha detto mio padre, e già questo per me è da padre, perché le figlie sono qualcosa di... ho pensato a questa, all'avvistamento e questo è l'albero padre. Quando andrete via ci sarà una sorpresa stasera che abbiamo pensato di fare, che questo albero padre vi accompagnerà in qualche modo a tutti. E la storia, quella poesia che racconta questo albero padre, è un padre che parla alla figlia. Ecco, la figlia in questo caso che cos'è? È oltre, è l'oltre di lui, perché i figli sono il nostro oltre, no? Altro, tutti. Chi ci vuole bene, noi figli, a chi ci vuole bene il nostro oltre, chiunque sia. Quindi questo non è un quadro, perché è un quadro di terra, è una storia. Certo. E questo a me piace, disegnare le storie, non i quadri. Quindi più l'artista, quello importante è quello che ha il significato. Ed è stato fatto con la terra raccolta lì. Cioè, questa terra l'abbiamo raccolta insieme in quel punto là. Ed è diventato questo. Sta diventando questo. Vedrete poi là giù, lo stavo dicendo prima a lei, questo l'ho catalizzato in pochissimo tempo, ne vedrete qualcosa di grandissimo, è stato fatto in 15 giorni, non in 3 ore. In 3 ore viene una cosa più leggera, in 15 giorni viene una cosa più questo concreto. Ripeto, però molte volte mi piacciono più quelli di 3 ore e quelli di 15 giorni. Chiudo l'argomento e grazie. Allora io non so se c'è, grazie a te Marco, grazie di tutta la tua opera e disponibilità, partecipazione, disponibilità e anche questo accaloramento che c'è, la passione nel fare le cose che si vede poi. Ma le isole Pontine ho messo. Ma le più schiuma. Ventotene in vacanza. Thank you.
ci sarà allora la presentazione dell'opera dell'artista, di questo maestro che avete già visto un po' qui appena siete arrivati sotto gli olivi, che lui ha particolarmente fatto attenzione a questo olivo che è secolare e quindi gli ha dedicato una sua particolare attenzione creandoci un'opera, una sua scultura. Però oltre a questa scultura ha voluto intrattenersi e anche insomma regalare a voi un omaggio per la partecipazione della serata, per la vostra presenza, preparando una poesia da lui scritta, e questa poesia è praticamente sul retro di un cartoncino che poi vi verrà regalato, e questo cartoncino e in sostanza è la ruota della vita, no? Ecco, brava. Perché cioè, si legge sul frontespizio del cartoncino, ma anziché poi girarlo come comunemente si potrebbe fare con una pagina di un libro, questo deve ruotare, un po' come ruota tutto intorno a noi, ruota la vita, ruotano le emozioni, ruotano le amicizie, ruotano gli amori, ruotano il divenire umano. Esatto. E quindi ecco, è anche una sua idea di voler leggere la vita un po' come una ruota che gira per tutti noi. Quindi ora lui ci leggerà questa poesia che poi ognuno di voi verrà data, e su questa poesia voi vedrete che c'è il capolettera che è fatto da questa sua idea di rappresentare la terra del Chianti, di Greve, dedicando appunto anche importanza al galestro, alla terra che compone questo territorio, e poi ha voluto ingentilire questa terra che è vile, perché comunque è terra, non ha niente di più di essere terra, con un'immagine che raffigura un volto, una bambina, e una bambina. E la bambina c'è sull'albero. È una bambina di cui noi gli abbiamo raccontato la storia di quando eravamo piccoli, che stavamo sull'albero. Però lui poi se l'ha immaginato comunque come un filo conduttore di questa ruota che comunque gira. E quindi la bambina ci deve essere il trait d'union della nostra esistenza, della nostra anima e della nostra vita. Ora il maestro vi legge questa poesia come e regala anche aspetta, prima c'è il quadro, quindi ora vi si mostrerà il quadro. Sì, perché come fa a capire cosa qui? Certo. Non si capisce. La prossima volta chiamo la Bea. E che questa bambina è quella c'è sul quadro. Sì. E ora prima ci sarà questa, la sorpresa è il quadro che stasera abbiamo realizzato, cioè abbiamo realizzato. Magari. Siamo le domitelle. L'onore. Questa è la sorpresa. Complimenti al maestro. Ancora un applauso. E chi è questo? Penso si capisce, non c'è bisogno di spiegarlo questo. No, spiegalo. No, si due parole. Due parole. La bambina è un tutt'uno con l'albero. Questo è il padre, albero, e la bambina. Sì. Però la spiegazione poi è qui, è questa la spiegazione. La poesia. Lo dice la poesia. Allora aspetta, allora ora spostiamo il quadro. Il quadro lo possiamo spostare in là? Possiamo metterlo via alla porta? Sì. Così. Allora io leggo malissimo. Vabbè, questa idea non è stata della mia signora, come solito. No, non ho detto. Ho una dizione orrenda. Ma no, ora verrà la dizione. Me lo dico prima, così nessuno ci ha aspettative. Il maestro è molto modesto, ma a noi ci piace aiutare tutte le persone. E quindi ecco perché la musica un'altra volta ci aiuta ad andare avanti nella nostra ruota della vita. Vai. Quando sei pronto gli dai. Sarai, disse il tronco padre, dalla parte all'altra del tempo,
l'esistere, oltre le notose posture del legno invecchiato, lungo viali pastello di foglie striate d'autunno. Questa è la storia.